Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Quest'oggi voglio farvi conoscere l'ultima pianta da me acquistata. Si tratta della salicornia. La salicornia, dovete sapere, che è una pianta che cresce nelle zone costiere, soprattutto quelle salmastre, tanto che spesso viene confusa come un'alga. Infatti, la salicornia è chiamata anche asparago di mare. In passato era l'asparago dei poveri per il suo prezzo inferiore. È una pianta erbacea che cresce, come ho detto, spontanea in tutta Europa. È una pianta dalle numerose proprietà benefiche. La salicornia viene usata in cucina per insaporire. La salicornia in realtà è una pianta grassa, capace di resistere in condizioni di siccità. Le piante di salicornia crescono spontanee, formando dei piccoli cespugli. Il colore è verde brillante, a piccoli steli carnosi ed eretti, con foglie simili a scaglie. In Italia la raccolta avviene nei mesi che va da luglio fino a settembre, quando la pianta, cioè, è più tenera e commestibile. Viene spesso utilizzata in cucina come ingrediente per le insalate, le salse, le zuppe o piatti a base di pesce, perché ha un sapore salato. La salicornia può anche essere consumata sia cruda che cotta. Con questa pianta io vi saluto, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. E noi ci vediamo presto con un nuovo video, come sempre, nel canale Arte Allegra. Ciao e una buona giornata a tutti!